Dottor Lorenzo Venengo, responsabile di Firma Academy. Prego. Buongiorno a tutti. Intanto vorrei ringraziare il COES per aver organizzato questo intervento e grazie a voi per la risposta, che siete venuti numerosi. Mi presento, sono Lorenzo Venengo, sono un infermiere e sono responsabile di Firma Academy. Firma Academy è quella struttura all'interno della nostra azienda di Fermo che si occupa di andare a fare formazione su tutti i nostri presidi, quindi è giusto l'uso corretto, l'uso sicuro per andare a tutelare innanzitutto gli operatori che hanno le conoscenze giuste e soprattutto la formazione adeguata, ma soprattutto per aumentare la sicurezza dei pazienti. Oggi andiamo a vedere trasporti pediatrici. I miei colleghi hanno già parlato abbondantemente di questa tematica, l'abbiamo già abbastanza inquadrata. Io andrò ad affrontare un punto di vista molto più pratico, ovvero siete voi, dovete fare un trasporto, la fase cruciale è la scelta del presidio giusto. Dovete riuscire a capire quale dovete scegliere, come dovete sceglierlo e anche nelle varie fasi dell'organizzazione del sistema e dell'esecuzione dei trasporti quando vanno fatte queste scelte. Andiamo a capire come lo sentiamo questo problema del trasporto pediatrico nella vita quotidiana. Cosa ne pensate di queste due foto? Quella in questo caso ovviamente è una foto finta, questa qui è una foto fotografata nel traffico, era strano che si è messo a dormire sull'1-8. Che il babbo aveva un po' di stanchezza. Da soccorritori, da gente che comunque lavora in ambulanza, quando vediamo una scena del genere per strada, buttiamo l'occhio nel traffico, vediamo un bambino che si agita, un bambino in braccio, d'istinto ci viene a pensare, guardate che incoscienti, che se succede un incidente quel bambino chissà dove va a finire, perché noi abbiamo una sensibilità maggiore, perché magari ci è capitato un intervento del genere, sappiamo i rischi, maggiormente i rischi che ci possono essere, ad esempio in questo caso in un tamponamento, siamo un attimino più consapevoli. Allora, lo stesso pensiero lo applichiamo quando siamo in ambulanza? Io, girando tanto per le varie associazioni, per i vari enti, parlando con i vari autisti, spesso i trasporti vengono effettuati in braccio alla mamma o con i presidi non idonei, o come faceva vedere Giovanni, con soluzioni molto fantasiose. Siamo gli stessi che però quando vedono qualcuno in macchina dice guarda te che incosciente, non pensano al loro figlio. Siamo le stesse persone che poi quando siamo in ambulanza però ci troviamo a dover fare queste cose. Molto spesso non sono scelte deliberate da noi, molto spesso dobbiamo andare a superare una carenza di organizzazione e a una carenza di attrezzatura. Noi siamo bravissimi nella sicurezza, dal primo giorno che si approccia a questo mondo la prima cosa che ti viene detta, la prima cosa che ti viene insegnata ed è l'unica cosa che viene sempre ripetuta è la sicurezza sull'intervento, la sicurezza nell'approccio nella scena. Però quando noi andiamo a trasportare un bambino, pensiamo alla sicurezza non solo del bambino ma dell'intero equipaggio, ecco, in questo caso penso sia l'unico caso in cui nel nostro mondo andiamo un attimino a calare su questo aspetto. Perché bisogna utilizzare un presidio specifico per il trasporto di un bambino? Qualsiasi trasporto, dalla termoculla al ragazzino più grande. Innanzitutto la sicurezza del paziente. Sapete che un urto anche a bassissime velocità può creare una proiezione della persona per inerzia, quindi continua a viaggiare all'interno del vano sanitario e quindi può andare a sbattere su varie attrezzature e possono provocare delle gravi lesioni al paziente. La sicurezza degli operatori. Un bambino di 4 kg su una barella non legato, con l'operatore seduto a fianco, in caso di un impatto magari un attimino alla velocità un pochettino più alta, con un ribaltamento del mezzo, il bambino dentro diventa una pallina del flipper. Se il bambino vola in testa all'operatore, anche l'operatore può subire dei gravi traumi da questo, quindi anche la sicurezza dell'operatore è messa in pericolo da un trasporto non effettuato con sicurezza. Responsabilità legale degli operatori.
soprattutto di voi autisti, quando trasportate un bambino avete la stessa responsabilità di quando trasportate un adulto. Quindi se non usate i corretti sistemi, ovviamente ne rispondete. Quindi, la responsabilità morale degli operatori, perché bisogna utilizzare un giusto presidio? Mettiamo caso che può succedere, abbiamo visto le statistiche, gli incidenti ne succedono sui mezzi di soccorso. Succede qualcosa di brutto a un bambino che era sotto la nostra responsabilità perché lo stavano trasportando noi. Poi voi dovete convivere con questa sensazione, con questo effetto. Quindi bisognerebbe pensarci magari due volte. Corretta gestione clinica del paziente. Il classico trasporto in braccio alla mamma. Come si può andare a intervenire in caso di necessità durante un trasporto su un bambino in braccio alla mamma? Come si può andare a monitorare questo bambino? Non ci si riesce. I presidi adatti ti permettono anche di avere il posizionamento del paziente e l'accessibilità al paziente giusta per poter anche intervenire in caso di necessità. Soprattutto perché lo dice la legge, dovrebbe bastare. Le leggi non sono fatte per punire, per essere cattivi, le leggi nascono da una base di necessità, quindi c'è un problema, dobbiamo porre rimedio, troviamo la soluzione e obblighiamo tutti a seguirla. Questo è il principio che c'è dietro una legge, quindi dovrebbe essere già sufficiente. Perché non si usa un presidio specifico? Sinceramente, anch'io lavoro in ambulanza, quindi alzo la mano anch'io. Alzi la mano chi di voi ha mai fatto almeno un trasporto di un bambino non in sicurezza, comunque non usando tutti i presidi necessari. Io alzo la mano perché l'ho fatto anch'io. Perché l'abbiamo fatto? Mancanza di attrezzature. Se l'ambulanza non c'è, come faccio? Non c'è l'attrezzatura, il trasporto è da fare, quindi ci dobbiamo adeguare, tra virgolette. Sottovalutazione dei rischi potenziali. Tutti i motivi, diciamo, che abbiamo visto prima per cui si devono utilizzare i presidi, sottovalutiamo gli effetti che può avere non utilizzarli. Spesso, questa è una frase che si sente spesso, ma se non stai in braccio alla mamma piange. Sì, è vero, però se stai in braccio alla mamma probabilmente in caso di incidente potrebbe morire. Quindi forse è meglio farlo piangere qualche minuto in più, usando altre tecniche magari per evitare il fatto di agitarlo, il fatto di farlo piangere, ma comunque utilizzare dei presidi che gli permettono di garantire la sicurezza. Per richiesta da parte del personale sanitario, già Giovanni ha toccato questo tema, molto spesso capita che il sanitario dà indicazioni su come trasportarlo, il presidio da utilizzare, l'uso stesso del presidio. In realtà il sanitario ovviamente deve dare il suo parere dalla parte clinica, ovvero se ho due presidi, come dopo vedremo brevemente, ogni presidio ha un impatto diverso sul paziente, sia a livello psicologico sia a livello anche clinico. È ovvio che il sanitario è parte integrante di questa decisione, ma non per questo deve prevalere la sicurezza del paziente o comunque la normativa. Questo è importante perché spesso succede, soprattutto nell'uso del presidio. L'uso del presidio è deciso, come si usa una qualsiasi cosa, è decisa dall'azienda produttrice. L'azienda che lo produce ti dice come usarlo nel manuale d'uso. Il manuale d'uso è molto importante e quando c'è un contenzioso, i giudici vanno a vedere cosa c'è scritto sul manuale d'uso e vanno a vedere se è stato fatto un uso proprio di quel presidio. Quindi è importantissimo conoscere questo manuale, cosa c'è scritto e soprattutto attenersi. Soprattutto perché è una tutela per gli operatori. Se succede qualcosa ma l'operatore ha seguito perfettamente le indicazioni del manuale d'uso, vuol dire che non è stato colpa dell'uso, dell'azione dell'operatore. Questo è molto importante. Dove scegliere questo presidio? Quindi è importante scegliere il presidio giusto. La scelta viene effettuata in due fasi. Non è unicamente la scelta dell'operatore che si trova davanti al bambino, ma in particolare la scelta più importante alla base che vi mette nelle condizioni di poter lavorare nel modo giusto è nell'allestimento del mezzo, dell'attrezzatura. Questo è molto importante. È un po' il principio di prima.
perché non utilizziamo il presidio giusto, perché non ce l'abbiamo, perché in fase di progettazione di quell'ambulanza, di quell'unità, di quel mezzo di soccorso non è stato previsto questa casistica. Ovviamente l'altro momento in cui bisogna decidere è il momento proprio in cui dobbiamo effettuare il trasporto. Dobbiamo allestire il mezzo, dobbiamo allestire l'attrezzatura. L'attrezzatura deve essere scelta in base alla destinazione d'uso del mezzo. Questo cosa vuol dire? Non è vero che tutti i mezzi devono avere tutto. Ovvio che va tarato in base a cosa deve fare quel mezzo. Un'ambulanza che va a fare un servizio di primo intervento in un'azienda, in una fabbrica o in un porto, non ha senso che abbia dei sistemi di trasporto pediatrici, perché non è chiamata a dover intervenire in quelle casistiche. Un'ambulanza invece che anche una remota possibilità possa intervenire su un bambino deve avere modo di trasportarlo. Quindi va tutta questa attrezzatura va tarata in base alla destinazione d'uso. Perché le risorse non sono infinite, risorse intese come soldi, personale, mezzi, le risorse vanno ottimizzate. Io devo saper spendere le mie risorse nel miglior modo per raggiungere gli obiettivi maggiori. Questa immagine è un pochettino complessa, però brevemente, secondo me è molto interessante. Voi sapete la capacità di trattamento delle vostre ambulanze, ovvero voi sapete quali pazienti riuscite a trasportare, fino a che punto, fino a che limite di peso, fino a che limite di altezza e quali no. Questo è importantissimo, soprattutto in fase di progettazione. Qua ad esempio, questi sono i principali dispositivi della Ferno, divisi per fascia di peso. Come vedete, con i nostri presidi, facendo le giuste associazioni, è possibile andare a coprire su un mezzo di soccorso tutte le fasce di peso, sia per il trasporto sia per l'immobilizzazione. Come dicevo prima, in base alla destinazione d'uso bisogna capire quali presidi abbiamo bisogno e semplicemente attrezzare l'ambulanza con questa attrezzatura, fare la dovuta formazione per permettere di lavorare agli operatori in serenità rispettando tutte le leggi e anche l'eticità della professione. Questo approccio, diciamo, con questa tabella è molto interessante anche a 360 gradi sul mezzo, quindi anche con il trasporto degli adulti, con tutte le attrezzature, per capire se veramente la nostra ambulanza può trattare tutti oppure ha dei buchi che dobbiamo andare a colmare con presidi diversi. No, anche per i primari. Ok, ripeto la domanda. Sì, ho capito. Come ti chiami? Cosimo, mi faceva la domanda che questo sistema, questo approccio vale solo per i sistemi secondari. In realtà no, perché lui diceva giustamente un'ambulanza di servizio d'emergenza va a fare un intervento in fabbrica come un intervento in neonatale subito dopo. In realtà non tutte le ambulanze in servizio in emergenza fanno tutto. Esistono dei sistemi, dei setting organizzativi, ma infatti bisogna vedere che cosa fa quell'ambulanza. Ad esempio a Carrara esistono dei mezzi di soccorso che fanno la cava, non so se c'è qualcuno della zona. Ci sono altre zone, il porto di Genova c'è un'ambulanza che lavora al porto di Genova ed è sotto un sistema di emergenza. Bisogna vedere che cosa fa quell'ambulanza. Come dicevo prima, la prima cosa che ho detto è che bisogna considerare la destinazione d'uso. Se quell'ambulanza è un'ambulanza che risponde alle chiamate del 118, sappiamo benissimo che le chiamate del 118 possono essere per persone adulte come pediatriche, quindi deve riuscire a trattare tutta la fascia di peso. È il principio degli obesi. Secondo il tuo principio, allora tutte le ambulanze devono essere in grado di trattare gli obesi. Lì bisogna ottimizzare le risorse invece. Perché? Prego. Vuoi alzarti che non sentiamo, per favore? La chiamata in emergenza viene mandata l'ambulanza disponibile, arriva l'ambulanza disponibile con l'equipa a bordo,
lavorano, fanno emergenza, nel frattempo la centrale operativa organizza il trasporto bariatrico, viene chiamata l'ambulanza bariatrica che trasporterà il paziente da casa all'ospedale. Esatto, questo perché succede? Mi hai dato ragione. Perché? Perché tu vai a ottimizzare le risorse in base alla destinazione d'uso. Questo principio si potrebbe allora adottare anche sul sistema neonatale. Interviene sul neonatale, tratta il paziente neonato e poi arriva un secondo mezzo. Perché non ha senso? Perché in realtà non è così un uso di risorse eccessivo attrezzare un'ambulanza per il trattamento neonatale. Mentre al contrario, per il trattamento di un paziente obeso è diverso le misure necessarie per rendere un'ambulanza idonea. Quindi semplicemente basta analizzare la destinazione d'uso del mezzo, che non sempre deve trattare tutte le categorie di pazienti, e andare ad attrezzarla nel modo giusto. Quando invece siamo lì che dobbiamo scegliere, abbiamo un bambino davanti, che cosa dobbiamo andare a valutare? Tutti i presidi hanno delle indicazioni di minimo e di massimo sul trasporto. La maggior parte dei presidi ha solo indicazioni sul peso, quindi solo sulla portata, può portare pazienti da tot chili a tot chili. Alcuni presidi hanno anche limitazioni di altezza, quindi bisogna andare a conoscere innanzitutto i presidi a disposizione, andare a valutare il paziente per poi fare la scelta corretta. Il controllo autonomo del rachide è un altro parametro da andare a valutare, perché non tutti i presidi offrono una tutela del rachide, quindi se il bambino è ancora troppo piccolo o per altre patologie non può avere il controllo autonomo del rachide, bisognerà andare a fare delle scelte verso alcuni presidi che in genere hanno dei cuscini o comunque dei sistemi di protezione che vanno a immobilizzare, non nel termine diciamo stretto che usiamo nel trauma, ma comunque a tutelare il rachide. Necessità di immobilizzazione: ho un paziente traumatico che necessita di un'immobilizzazione, devo avere una specifica categoria di presidi. L'impatto psicologico: ogni presidio ovviamente vincola in modo diverso il bambino, questo va a dare un impatto psicologico sul bambino notevolmente diverso. Ovviamente il bambino più lo vado a immobilizzare, a costringere, più si agiterà. Questo ovviamente non è tanto un parametro da considerare in base alla scelta, ovvero lo immobilizza troppo o non lo uso, ma è un parametro da tenere in considerazione poi sul metodo di applicazione e il coinvolgimento anche del genitore per convincere il bambino a tollerare il presidio. Iniziamo con i principali presidi che della Ferno, ovviamente non sono tutti, ho scelto i più importanti con cui si riesce a coprire tutta la fascia pediatrica. Questo qui si chiama Neomate, è in sostanza possiamo chiamarlo un riduttore di cinture, è un presidio che si va a montare sulla barella autocaricante, ha un suo sistema di cinghiaggio, ha una portata che va dai 3,2 kg ai 6,4 kg. La particolarità di questo presidio è appunto che in questo caso posso andare a posizionarci un bambino anche senza il controllo del rachide cervicale, perché come vedete ha una sua imbottitura, ha una sua protezione che va ad avvolgere il capo del bambino, che in sostanza non oscilla da una parte all'altra dovuta alle sollecitazioni dell'ambulanza. Questo presidio qua è molto comodo, perché una volta che è da stoccare in ambulanza si piega su se stesso con tutti i sistemi di cinghiaggio all'interno, e occupa poco spazio, è completamente igienizzabile, ha come vedete all'interno un suo sistema di cinture per il paziente che è molto simile all'imbrago degli ovetti, dei seggiolini, con due spallacci e un imbrago che viene al di sopra fra le gambe che torna su al centro. Questo presidio, come vedete, ha una fascia di peso molto limitata, parliamo di 3,2 kg. È la fase, diciamo, più critica, questa qui. Stiamo parlando proprio di neonati, anche perché spesso possiamo avere problemi, come diceva il dottore, di ipotermia, quindi dobbiamo mantenere un isolamento termico. Abbiamo diversi problemi. Questo qui è una buona risposta a questa fascia di peso.
Ricordiamoci una cosa importante: quando andiamo a posizionare questi presidi sulla barella bisogna fare attenzione a due cose: a non posizionarli troppo in alto sullo schienale e tirare sullo schienale, perché andremo in sostanza ad appendere il bambino per le cinture. L'altra cosa importantissima è le cinture normali della barella vanno assolutamente o rimosse o vincolate dietro lo schienale della barella. Perché? Immaginatevi, questo in sostanza va al posto del paziente, quindi ho gli spallacci, la cintura toracica che sono in mezzo, quindi le devo togliere. Se io lascio gli spallacci e questa cintura libera di muoversi, o anche solo incalzate sotto il materasso, in caso di urto queste cinture possono volare via. Soltanto che, essendo vincolata alla barella, molto probabilmente avranno un'oscillazione che andrà a colpire in faccia al bambino. Voi immaginatevi una fibbia della cintura, una cintura della barella, se vi arriva a forte velocità in faccia anche a voi o comunque a una persona adulta fa male. Immaginatevi a un bambino di 4 kg, cosa può succedere? Quindi è importantissimo fare attenzione a questo dettaglio. Le cinture non vanno mai lasciate libere di muoversi. Quindi o le rimuovo proprio, oppure legate tutte dietro lo schienale della barella. Pedimate. Il principio di funzionamento è lo stesso, ma passiamo a una fascia un po' più alta. Il pedimate normale ha una portata dai 4,5 kg ai 18 kg. In questo caso però il paziente deve avere il controllo del rachide autonomo, perché, come vedete, non c'è nessun tipo di protezione per il collo, per la testa. Anche qui abbiamo un sistema di funzionamento che ha tre cinture con cui posso andare a vincolare alla barella, una dietro lo schienale e due invece sul tubolare principale all'altezza delle spondine. Il paziente deve essere messo in modo sempre che abbia il sedere in appoggio del pianale della barella, ovvero nella parte piana, in modo che, come dicevo prima, non rimanga appeso per il pannolone del presidio. Anche qui abbiamo un sistema di imbrago. Quando vado a posizionare il bambino devo avere due accortezze principalmente. Le spalle del bambino devono essere il più vicino possibile a questa zona qua, perché sono i punti di vincolo degli spallacci. Tutti gli spallacci funzionano che sono più efficaci più lo spallaccio passa vicino alla spalla. Questo perché, se io ho uno spallaccio alto con 5, 10, 20 cm di distanza dalla spalla, in caso di urto la persona si andrà a bloccare quando la spalla raggiunge la cintura. Quindi io ho quei 20 cm di libertà. Se invece lo spallaccio passa subito vicino alla spalla, avrò un blocco immediato. Altra cosa importantissima è questo chest clip, che in sostanza è un passante di plastica in cui uno è fisso e l'altro devo andare a far passare il secondo spallaccio, che mi permette di tenere chiusi e ver avvicinati gli spallacci. Questo mi impedisce che il bambino possa scivolare, possa passare attraverso gli spallacci che magari si aprono oltre le spalle. Questa cosa è molto comune anche nei seggiolini, anche nelle auto, che molto spesso i genitori legano i bambini ma non tensionano bene le cinture e non le posizionano bene, soprattutto gli spallacci. In caso di urto il bambino scivola proprio, esce totalmente dal seggiolino. Uguale in questo presidio, funziona così su tutti gli spallacci. Del pedimate ne esiste una versione plus con delle cinture maggiori, una cintura aggiuntiva e di fissaggio alla barella, una cintura paziente aggiuntiva, che mi permette di andare da 4,5 kg a 45 kg. Capite che con questo presidio riusciamo a coprire tutta la fascia pediatrica con il controllo autonomo del rachide. Quindi tolti i neonati, tolti i bambini troppo piccoli fino ai 6 mesi, 6-8 mesi, con un unico presidio riesco a coprire tutta questa fascia. Anche in questo caso occupa molto poco spazio, perché si può arrotolare a due laccetti di fissaggio e si può stoccare tranquillamente in ambulanza. Allo stesso tempo è igienizzabile completamente, perché parliamo di vinile, il materiale, quindi si riesce a pulire tranquillamente. Il baby board, citato anche dal dottore. Il baby board è un presidio estremamente versatile, può fare tante cose.
parliamo sempre di una fascia, torniamo su una fascia molto piccola, dagli 1 ai 7 kg. In questo caso parliamo sia di un presidio di immobilizzazione che di un presidio di trasporto. Come è fatto? In sostanza abbiamo una tavola rigida ricoperta da un sistema in cordura su cui c'è una fascia di velcro molto ampia in cui possiamo andare a posizionare i due fermacapi, i due cuscinetti fermacapo, una camera d'aria in questa posizione collegata ovviamente a questa pompetta che mi permette di regolare l'altezza delle spalle e quindi l'allineamento dell'achile. Ho tre fasce di velcro trasversali più un imbrago che sale da sopra le spalle e da sotto, da fra le gambe. In più, volendo, ho anche dei fissaggi per braccia e gambe. Questo presidio, come dicevo, può essere usato in tantissimi modi. Per il trasporto può essere usato anche per trasportare il bambino non supino, quindi su un fianco. Si possono usare questi sistemi di cinghiaggio sia in modo orizzontale sia in modo a croce. La fascia molto ampia di velcro, diciamo, per i fermacapo mi permette di posizionare il fermacapo come meglio mi serve e mi permette di usare gli stessi fermacapo anche per posizionare e posturare il paziente. Si possono addirittura usare anche i fermacapo di un altro presidio che vedremo dopo, che è il pedisleeve, per andare a posturare ancora meglio il paziente. I fermacapo sono dei cuscini morbidi, così sono maggiormente confortevoli per il bambino. E cosa molto importante, posso avere due sistemi di fissaggio: o può andare direttamente sulla barella o altrimenti dentro una termoculla. Se deve essere posizionato direttamente su una barella, andrò a usare queste due asole alla testa e questi due passanti, diciamo, ai piedi, per andare a farci passare due cinture della barella ben tensionate. Questo mi permette di andare a vincolare il paziente al presidio e il presidio alla barella, e quindi posso effettuare già il trasporto. Nel caso abbia necessità di fare un trasporto all'interno della termoculla, l'unica attenzione che devo fare è che la termoculla, tra virgolette, sia compatibile, ovvero ci sia un sistema di fissaggio del baby board all'interno della termoculla. Altrimenti il problema principale è il caso di ribaltamento, in cui il bambino semplicemente va ad appoggiarsi con la faccia sul tetto della termoculla. Quindi bisogna stare molto attenti e ricordarsi che comunque il bambino è legato, ma il presidio va legato alla termoculla, assolutamente. Estremamente facile da igienizzare, la della camera d'aria si può togliere, si può aprire e togliere l'asse di legno in modo da poterlo pulire al meglio. È un attimino ingombrante perché comunque è un presidio rigido, quindi non si piega, non si arrotola, però comunque mi permette di andare a fare alcune manovre che unicamente questo presidio mi permette di fare. La camera d'aria è molto comoda anche per questioni sanitarie, perché oltre al corretto allineamento dell'arachide e anche comfort del paziente, comunque posturarlo al meglio, posso andare a gestire le vie aeree se ho bisogno di iperestendere un po' di più o un po' di meno, regolandolo semplicemente con la pompetta. Pedisleeve è un sistema complementare al baby board che abbiamo visto prima. È un sistema di trasporto di mobilizzazione principalmente, che si va a montare su scoop o tavola spinale. Ha una portata compresa fra i 5,4 e i 27 kg. È molto facile da stoccare perché si arrotola e occupa veramente poco spazio. Facile da montare perché ci vogliono 2 secondi. Ha tre fasce di velcro trasversali per andare a immobilizzare il paziente, mentre un imbrago per assicurare la tenuta del bambino. Due fermacapo. Questi fermacapo qui possono essere usati anche sul baby board per andare a posturare il paziente. Questo presidio qua è molto comodo soprattutto su una scoop, in quanto in fase di sbarco del paziente, quindi quando arriva in ospedale, posso andare ad aprire completamente il presidio sui due lati. Qua sono presenti tre fasce di velcro che vanno a bloccare il presidio. Si può aprire la scoop sotto e si riesce a togliere la scoop, che può tornare in servizio, mentre il bambino rimane immobilizzato già su quel presidio sulla barella dell'ospedale. Quindi è molto facile da,
da rimuovere. Pedipac. Pedipac è un presidio di immobilizzazione che copre dai 9 ai 41 kg, anche qui abbiamo una grossa finestra di peso, e in questo caso abbiamo delle limitazioni di lunghezza, di altezza in sostanza, ovvero deve andare dai 711 mm a 1372. È un presidio non troppo ingombrante perché comunque è stretto alla sua borsa di trasporto. Sono presenti 5 fasce trasversali di vetro per il fissaggio e 2 spallacci e un sistema di fermacapo integrato. Cosa importante, questo sistema con questo sistema si può già andare a fare il trasporto sulla barella, perché oltre alle maniglie sul corpo del presidio per trasportare il bambino, abbiamo un'asola ai piedi e un'asola alla testa, che adesso è piegata dietro, con cui possiamo andare a far passare 2 cinture della barella come il baby board tensionate per andare a fissare, ad assicurare il bambino alla barella. In tutti i casi che ho detto, come dicevo prima, fate attenzione alle cinture libere sulla barella. È ora di cambiare. Sappiamo che è un problema, se no non saremo tutti qua a parlarne, quindi dobbiamo accorgerci che è un problema, accettarlo, perché i problemi ci sono e sono un'occasione anche per migliorare. Gli operatori sono i primi da cui deve partire questo cambiamento, perché come dicevamo, la maggior parte delle volte che andiamo a fare qualcosa che non si deve fare è perché non abbiamo l'attrezzatura per farlo. Quindi siete voi i primis che dovete combattere per avere la giusta attrezzatura. Ogni ambulanza, come dicevamo prima, va dotata dell'attrezzatura necessaria in base alla destinazione d'uso. Vuol dire che se un'ambulanza deve andare a rispondere alle chiamate pediatriche, è indispensabile che abbia l'attrezzatura pediatrica. Assolutamente, non sono due cose che vanno di pari passo. Se si collabora con altri enti, è necessario prendere accordi preventivamente. L'emergenza è fatta principalmente da valutazione, analisi e pianificazione, non da improvvisazione. Questo cosa vuol dire? Sistema 118 che collabora con la pediatria, associazione in convenzione che collabora con il sistema 118, o comunque in qualsiasi caso, non ci si può trovare davanti a un bambino con una criticità, con non sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo inventare. L'emergenza è fatta da pianificazione, ovvero noi dobbiamo cercare di prevedere tutte le casistiche, ragionarci e trovare una soluzione, programmare una soluzione. Così anche i trasporti pediatrici, noi dobbiamo lottare per avere integrazione dei servizi e sapere cosa fare in ogni situazione e ridurre sempre di più quelle casistiche in cui ci troviamo davanti e dobbiamo inventarci qualcosa. Vi ringrazio per l'attenzione e io... Ci sono i miei riferimenti, se qualcuno ha delle domande può chiamarmi o mandarmi un'email, qualsiasi momento. Grazie.